La 58esima fiera regionale di Lonato del Garda ha riscosso un enorme successo, confermato dalle migliaia e migliaia di visitatori che si sono affollati per le vie dell'affascinante comune bresciano e che hanno avuto l'opportunità di passeggiare gustando prelibatezze tipiche del nostro territorio, osservando le antiche tecniche di macinatura e di tessitura, i balli folcloristici, i trattori di una volta a fianco dei moderni mezzi utilizzati nell'agricoltura, i giochi tradizionali come il palio e il palo della cuccagna. Una 3 giorni ricca anche di concorsi a cui il pubblico ha potuto partecipare, come quelle del miglior chissel e del salame più buono. Ai nostri microfoni parlano il sindaco di Lonato del Garda, Roberto Tardani, e il direttore della fiera, Davide Bollani. E sono onorato di questa bellissima fiera che abbiamo per la 58esima volta organizzato. Il tempo è stato clemente, l'organizzazione è ottima e devo dire che l'afflusso di migliaia e migliaia di persone sta davvero battendo i record di afflusso. Penso non abbiamo mai visto così tanta gente e di questo siamo davvero contenti, perché tutto il lavoro fatto dai nostri volontari, l'impegno che lega passione, tradizione, cultura del nostro territorio, si sviluppa appieno nella nostra fiera, che è la prima dell'anno e uno dei primi eventi dei tanti che facciamo durante l'anno, ma anche quello a cui i lonatesi sono più legati. Sì, abbiamo cercato di sviluppare maggiormente la nostra fiera, abbiamo differenziato le zone, abbiamo reso la fiera più fruibile, siamo stati premiati dall'aumento importante degli espositori, che sono 350, e devo dire che abbiamo lasciato a casa anche moltissime espositori che avevano chiesto di venire ma non avevamo più disponibilità di spazio. Assolutamente, io ringrazio i volontari, i dipendenti comunali che sono impegnati così e tutto il gruppo di lavoro, dalla protezione civile a Garda Emergenza, che hanno permesso a noi di fare questa bellissima festa. Assolutamente, io vi aspetto numerosi e verrete che sarete soddisfatti della nostra fiera. Siamo in un crescendo, sì, sia per quanto riguarda sicuramente i visitatori, che sono davvero migliaia, non si riesce a passare praticamente da nessuna parte, abbiamo fatto davvero il tutto esaurito. Sì, siamo riusciti a differenziare, siamo riusciti a creare nuove aree, siamo riusciti a migliorare quelli che potevano essere i problemi delle scorse edizioni. Abbiamo creato un'area solo per la fattoria animali, che è stata una delle aree più apprezzate della fiera. E ci vediamo alla 59esima edizione.